Gabriele, stai ripassando l'annuncio. Ma ormai non dovresti sapere la memoria. Chi è che ha perso la memoria? Qualcuno ha perso la memoria? Ci penso io, un bel electroshock e torna come nuovo. Ma dottoressa, il capo l'ha ancora dito. Ma ti credo, ormai la San Pietro li fidi al cervello. Un incidente di percorso? Non avevo valutato la potenza della nuova macchina. Un incidente? Ma San Pietro sta per diventare un santo la piglia. Pietro, voglio proprio vedere come si entra a casa la sera in paradiso. Scusate, io sto cercando di concentrarmi. Scusa, scusa, nervosetto, eh? Ehi, l'emozione fa brutti scherzi. Esther, come siamo messi con l'impianto elettrico? Quasi proprio Zefferino. Elettrico? Avete bisogno di una mano? Oh, ma questa è proprio pensata. Se la mettete così, torno nel mio studio. Tranquilli, ci penso io. In fondo sono o non sono il miglior tecnico della luce del paradiso? Esther, ogni volta che accendi le stelle mi commuovo. E se combini una delle tue? Ma che dici, non ti conta? Vogliamo parlare di quella volta che ti sei incantata davanti a quella cometa e hai tirato una testata nuvola? Sono ancora stordita da quell'incidente. Forse non si riprenderà più, chiediamo alla dottoressa un altro electroshock. No, grazie, mi è bastato il testone di pasticcio come shock. A proposito di effetti speciali, come va con la neve, Candido? Bene, però c'è qualche problema di temperatura. Quest'anno ho fatto di freddo che i fiocchi si ghiacciano prima di arrivare sulla terra. Speriamo che Blanchiglia la situazione migliore, altrimenti saranno sotto zero. Lo dicevo io che quest'anno sarebbe stato rigido. Sto per diventare un ghiacciolo. Ma che bella che hai cataclismi. Credo sia proprio lei, cioè l'ascensore in arrivo dal quinto cielo. Siamo arrivati al settimo cielo, signora. Grazie, caro. Hai portato la sciarpa per la mia gola? Certo, eccola qui. L'ho tenuta in caldo. Buonasera, Chirubina. Pronto per il grande giorno? Buonasera a tutti. Ehi, ma a quanti gradi siamo? Qui al settimo cielo si gela. Meno male che la sciarpa era al caldo.